Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un tutorial che secondo me potrebbe svoltare la fase offensiva alla maggior parte di voi. Sto parlando infatti del dribbling agile contestuale, una meccanica che vi permetterà di poter essere molto più fluidi in quelli che sono i micromovimenti, soprattutto all'interno dell'area di rigore, permettendovi di essere avvantaggiati rispetto ai difensori che stanno appunto andando a cercare di coprire le nostre azioni. Quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere subito di cosa sto parlando. Allora, innanzitutto, parlando di dribbling agile contestuale, dobbiamo fare un saltino all'interno delle impostazioni controller, perché spesso e volentieri mi chiedete: ah, ma quindi il dribbling agile contestuale conviene tenerlo su sì? Assolutamente no, ragazzi, ma non perché non conviene o meno. Semplicemente questo non è possibile perché, come potete ben vedere, questa impostazione rientra all'interno della configurazione competitiva, che vi ricordo si va a attivare in automatico ogni qualvolta andiamo a disputare una partita nelle modalità online di FUT, per cui Weekend League, Rivals, Draft, amichevoli online, eccetera. Per cui l'unico modo per andare ad attivare effettivamente il dribbling agile contestuale all'interno di una partita è schiacciando il tasto che effettivamente ve lo fa fare. E qual è questo tasto? È quello del tiro a giro. Quindi se correte con R1 il dribbling agile contestuale lo andate a fare con R2, se invece correte con R2 il dribbling agile contestuale lo andate a fare con R1. Assolutamente non con l'L1, perché quello non è il dribbling agile contestuale, ma è un altro tipo di movimento che onestamente non serve assolutamente a nulla. Vediamo ora però che cosa succede se noi effettivamente andiamo a premere il tasto del dribbling agile contestuale quando abbiamo la palla tra i piedi. Sappiamo che fino a FIFA 22 i micromovimenti l'hanno fatta da padrone con l'analogico, quindi vi bastava andare a schiacciare semplicemente la levetta a sinistra per muovervi abbastanza rapidamente sul posto e disorientare gli avversari. Quest'anno il gioco è stato un po' più appesantito sotto questo punto di vista, e anche se vi ritrovate con giocatori molto agili non è detto che riusciate a fare dei buoni micromovimenti con la levetta. Quindi che cosa succede? È proprio in questo che viene a darvi una mano la meccanica del dribbling agile contestuale, perché poniamo il caso che io ad esempio sia qui in fascia e voglio aggirarmi rapidamente con la levetta. Vedete che il movimento è tanto masticato. Se invece io vado a premere l'R1 o l'R2 quando ho la palla tra i piedi, guardate qui la palla come rimane incollata tra i piedi del nostro Cristiano Ronaldo, permettendomi di poter poi continuare la mia azione e di disorientare l'avversario. Infatti, una delle zone in cui il dribbling agile contestuale è maggiormente efficace è proprio questa porzione di campo a ridosso del vertice laterale a sinistra o a destra dell'area di rigore, perché andando a muovervi così potete rientrare in maniera molto rapida e poi fare la classica azione a scaletta per andare a cercare la punta che si trova al centro e quindi può colpire. Un'altra situazione molto comoda nella quale andrei a utilizzare il dribbling agile contestuale è magari a centrocampo, quando voglio andare a disorientare il mio avversario che mi sta marcando. Vedete come in questo caso tengo premuto il dribbling agile contestuale, guardate come passa la palla da sinistra a destra e pensate a quanti spazi potrei andare ad aprire per i miei passaggi. Quindi io, quando mi ritrovo in queste due situazioni, di solito, piuttosto che muovermi solo con la levetta, utilizzo il dribbling agile. E questa roba qui ha un'utilità pazzesca, e difatti sono andato a registrare tutta una serie di clip in game per dimostrarvi all'atto pratico e non solo in arena, per farvi vedere come funzionava il movimento. Andiamo a vedere subito la prima azione. Vedete che con Cristiano Ronaldo, arrivato in questa situazione davanti a Sergio Ramos, subisco il ritorno del difensore. E guardate, qui sono spalle alla porta, mi è difficile andare a pensare di muovermi e puntare l'area di rigore con un micromovimento, perché essendo molto macchinoso avrei favorito il ritorno del difensore spagnolo per togliermi il pallone. Allora cosa faccio? Guardate qui, dribbling agile contestuale, mentre sono girato di spalle viene fuori questo movimento molto più fluido, con il giocatore che si gira pronto poi con la palla già sul destro per andare a calciare, e difatti mi porto in vantaggio. Un'altra situazione è quella che vi dicevo in precedenza per quanto riguarda la fascia. Vedete qui con Park,
Doppio passo, palla poi per Ginola. Ginola, dribbling agile contestuale. Guardate con quanta facilità la palla passa da sinistra a poi sul piede destro. Ancora con De Bruyne, cambio di direzione col dribbling agile per ritornare su Park. Doppio passo, ancora dribbling agile. Vedete come la palla rimane a disposizione del nostro giocatore. Ancora una volta sull'altro piede per portarmela sul sinistro. Ancora per andare sul destro. Difensore totalmente disorientato, doppia scaletta e palla che arriva su De Bruyne che mi permette di poter segnare. Ancora, guardiamo quest'altra azione. Qui con De Bruyne scarico su Park, faccio una prima skill, poi vengo attaccato dal difensore centrale che mi fronteggia. E allora cosa faccio? Per spostare la palla rapidamente e disorientarlo, ancora una volta dribbling agile contestuale. Guardate, in questo caso la palla che dal piede destro passa al piede sinistro con un movimento molto molto fluido e andate a segnare, perché vi si aprono gli spazi. Ancora, Mbappé, buono lo scambio, doppio passo all'interno dell'area di rigore. De Bruyne, dribbling agile contestuale, avete visto come la palla dal sinistro è passata dal destro in maniera rapida. Ancora qui, sono movimenti di dribbling agile per cercare di disorientare l'avversario, aprire lo spazio. Ancora qui, ragnatela di passaggio, vabbè questa azione è particolarmente ragionata e secondo me molto carina. Ancora una volta con Mbappé, guardate. Stoppo di destro, dribbling agile per portare la palla sul sinistro, guardate il suo Mendy quanto va al bar, si libera lo spazio per De Bruyne, dentro poi la palla per Ronaldo, rete. Questo proprio è la bellezza del dribbling agile contestuale, che se un giocatore sta puntando verso una determinata direzione, lo salutate perché non si aspetta il cambio di piede e vi si apre il varco per andare a segnare. Ancora una volta, Park, limite dell'area di rigore, dribbling agile, dal sinistro la palla va sul destro, Ginola, qui mi vado a spostare la palla con questa skill suola più Sculpturn, sto andando verso sinistra per tornare subito verso destra, boom, movimento di dribbling agile contestuale, l'avversario non riesce a starmi dietro, piccola skill con Mbappé e vado a finalizzare ancora una volta. Altra situazione in fascia, con Park, mi muovo di dribbling agile, poi vado su De Bruyne, ancora una volta, dribbling agile, guardate la palla come viene arpionata e tenuta poi vicino al piede. Scarico dentro verso Park, palla per Mbappé, dentro per ancora una volta il coreano, poi Ronaldo va a realizzare. Ancora una volta in fascia, con Ronaldo, la palla dentro per Mbappé, qua vado a fare prima il tacco-tacco, poi vedete che vengo fronteggiato ancora una volta dal difensore centrale e allora dribbling agile, vedete come tengo la palla attaccato, doppio movimento, ancora una volta poi lo scambio con Mbappé che se la apparecchia sul destro e va a segnare. Quindi questo è l'utilizzo che io ne faccio e come potete vedere è uno dei modi più efficaci per dribblare quest'anno su FIFA 23. Raga, per questo video è tutto, come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, sono live tutti i giorni dalla mattina fino al primo pomeriggio sulla piattaforma Viola. Questo movimento è incredibile, vi consiglio di masterarlo perché vi permette di poter dribblare in un gioco dove dribblare non è proprio semplicissimo e in più andando a fare con il giusto tempismo questo movimento spesso triggera l'animazione del difensore che va a vuoto e voi aprite tutta la porta davanti a voi. Quindi un salutone al vostro Liberoschi, io vi auguro una buona giornata e a presto. Ciao!